E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, sono Asbrald, siamo qui con il 28esimo episodio di Forza Horizon 3. Siamo qui con la nostra Ford F-150 Raptor, che è un po' modificato anche esteticamente, come potete vedere. Ho aggiunto qualche dettaglio, come il paraurti e qua dietro la ruota di scorta con tutta l'attrezzatura. E poi abbiamo modificato leggermente, ma proprio leggermente, il motore. Allora, andiamo, come abbiamo detto l'altra volta, a farci questa sfida corsa lungo il fiume. E ci darà anche un bel punteggio di fan, 410.000 fan in più. Andiamo, proviamo quest'auto ancora? Via! Mamma mia, potentissima. Queste sono le auto che non mi piacciono, ma quando sono belle tamarrate così, assolutamente vanno bene, sono fatte apposta per noi. Allora, facciamo così, la proviamo un attimo perché la sto provando anch'io insieme a voi da quando l'ho modificata. Abbiamo fatto qualche gara l'altra volta e andava anche molto bene, però così modificata è spettacolare. Viaggia mica male, veramente. Ovviamente è classe A, 790 4, ok, perfetto. Allora, facciamo che ci vediamo quando siamo arrivati alla destinazione. Eccoci qua. Siamo praticamente arrivati. Un po' di campagna, abbiamo distrutto alberi e quant'altro. Eccoci qui, arrivati alla destinazione. Arriviamo con eleganza e partecipiamo all'evento. Corsa lungo il fiume. Dovremmo sfidare un motoscafo, a quanto vedo, in teoria. O comunque un'imbarcazione, un natante, come volete voi. Vediamo, vediamo. Noi siamo con... Ah, ok. Con questa roba qui. I thought, what's the fastest thing on earth without wings or wheels? So you're racing a team of powerboats. Eh sì. You're welcome. Una squadra di motoscafi, quindi siamo contro molti motoscafi. Here we go. Don't Dai. embarrass me. Mamma mia, trazione posteriore sarà inguidabile, sicuramente. Sì, poi è tamarra, è bella ignorante come livrea, però sinceramente queste auto, mamma mia. Un conto è la nostra F-150 Raptor, che comunque è imponente, è anche 4x4, ma questa prevedo che ci farà fare delle gran figure da cioccolatai. Intanto qui passiamo sopra i motoscafi, bellissimo, bellissimo, cinematografico, come alla presentazione di Forza Horizon. Questa è l'auto simile a quella che abbiamo usato alla presentazione, cioè la prima puntata. Ecco, ci siamo impiantati, perfetto, bellissimo. Lì sì, può essere anche errore mio, ma si è puntata la macchina, non voleva girare. Voleva fare quello che dicevo io, va bene. Purtroppo è così. Comunque andiamo nell'acqua insieme ai motoscafi. Belli, tranquilli, attenzione che qua si imbarca. Giustamente, essendo in acqua, si imbarca. Però noi siamo un'auto. Dai, su, e li recuperiamo. Se non facciamo altre stupidate, forse riusciamo a recuperarli. Queste gare sono fatte apposta per fartele quasi vincere, no? È solo spettacolo, diciamo. Però come gare in sé, a parte qualcosina, qualche auto bella. No, vabbè. Non è possibile, però. Vabbè, abbiamo perso la gara, mi sa. Poi è un polmone st'auto, è incredibile. Però si imbarca facilmente, cioè non va, ma quando sgomma si vede che non mi piacciono queste auto, eh? Comunque vediamo di recuperarle perché io non ho voglia di rifarmi questa gara. Assolutamente. Attolutamente. Come dice Maurizio Costanzo. In attoluto.
una gara assolutamente da non rifare. Che bello! Bellissimo. Ci passano sopra i motoscafi. Sì, spettacolarmente queste gare sono spettacolari. Forse fatta con un'altra auto sarebbe stata bella anche questa. Vabbè, comunque. Niente, oh no, ma cioè si è impiantata contro il muro, è incredibile. Sai che forse riusciamo a vincere, forse, forse. Ok, abbiamo vinto, mamma mia. Perché ci hanno aspettato. Ok, ok. Ma sì, chi se ne importa. Non c'è problema. Vediamo quanti crediti ci daranno sti barboni. 8500. Oh, Mustang Boss 302. Però se ci dà qualche soldino. Abbiamo vinto la Mustang Boss 302. Va benissimo. È un'auto che a me piace. Va bene, va bene. Ok. Oh, espansione del festival pronta. Andiamo subito a farla. E poi chiudiamo il video. Perché tanto questo era un video dedicato a questa sfida. Io mi ricordo nel primo Horizon tutte le sfide le auto te le faceva tenere. Qua una sì, una no. I met a fan last night. Said 50 of his friends were coming up from Sydney. I think we might need to expand again. Eh beh, ma mi sembra ovvio. Allora, noi siamo qui. Sì, andiamo ancora nell'Outback. Anche se vi dicevo che non mi piace, ok. You might want to get down to the airstrip. We've just opened the official Horizon Australia car meet. They're all waiting for you to make an entrance. There's another driver sì, poi ci passiamo. Va benissimo, va benissimo. Dicevo, anche se non mi piace molto l'Outback, però vorrei finire un po' queste gare con quest'auto. Beh, è prepotentissima, quindi giustamente andiamo a potenziare un altro festival. Potenziare un'altra sede. Sempre nell'Outback, scusate, potenziamo la sede dell'Outback. E così almeno ci finiamo un po' di gare con quest'auto. Almeno la proviamo un bel po'. E comunque, visto che sono quasi 10 km, mamma mia, quella 500 è volata. Poverino. E ci vediamo quando siamo arrivati. Eccoci qua che siamo arrivati. Facciamo sentire ovviamente che siamo arrivati. E arriviamo con stile distruggendo l'auto. Perfetto. Espandiamo questo sito del festival nell'Outback. Mettiamo sul cantiere, vediamo quanta. Ah, bello, con la pioggia. Però c'è anche il sole, bellissimo quando è così. Eccoci, bello. Sì. Almeno ce lo leviamo via subito. Questo Outback, che per carità è bellissimo come paesaggio, però è off-road, quindi vediamo se ci fa comprare un'auto. No, ragazzi, allora, noi abbiamo 467.000 crediti, ok? Allora, l'Audi Sport 4 S1 costa 3,37, bellissima, una delle icone del rally. RS 200 Evolution, anche questa è bellissima, però non quanto le altre. Lancia Delta S4. Però questa è la S4 stradale. Mi sembra. No. Dovrebbe essere. Sì, perché è classe B. Questa è S1, questa è già preparata. Questa è da preparare. Poi c'è la 037 stradale che noi abbiamo già, però è trazione posteriore. Io potrei farla 4x4. E sì, visto che ce l'abbiamo già, prendiamo questa qui. Anche se la MG Metro 6R4, signori, questa è una delle auto più ignoranti e potenti di sempre. È una scatoletta del tonno con vediamo un attimino. Ok, 306 kW, abbastanza potente.
È una macchina spettacolare. Una scatola della morte. E poi c'è la Peugeot 205 T16, che è un'altra icona del rally. Anni 80, assolutamente. Però noi non spenderemo nulla perché abbiamo già la nostra 037 stradale. E gli andiamo a mettere solo una livrea e spenderemo soldi per tamarrarla. Ok, abbiamo messo il design, ci sono i potenziamenti predefiniti. Eh sì, perché c'è questa qui. Renderà la nostra Lancia 037 un vero e proprio mostro del rally, in grado di raggiungere velocità incredibili anche nel fango. Sì, lo mettiamo. Vediamo un po'. 356 kW, andiamo a 895 S1 con 69.950 crediti, quindi invece di spendere 370.000 per un'auto nuova e altri 70 che poi forse non potevamo, no, forse avevamo, sì, ne spendiamo solo 70 perché l'auto l'abbiamo vinta in una delle wheel spin, in una delle ruote della fortuna e quindi ragazzi, potenziamento personalizzato, però io farei questa cosa qui. Ah, diventa S2 però. Ok, va benissimo lo stesso. Ok, l'abbiamo riportata a S1 900, così almeno praticamente abbiamo tutto al massimo. Abbiamo diminuito un po' i freni, ma noi tanto non freniamo. Mamma mia, la vedo brutta. Comunque, siamo andati anche troppo per le lunghe. Io vi invito a seguire questa serie e anche le altre serie che trovate sul canale. Finiamo qui con questo video. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like, lasciate un commento e condividete il video e seguitemi anche sui social che trovate in descrizione e sul primo commento. Un saluto a tutti da Asvrald. Thank you.